L'abbigliamento è che fuori viene un'acqua, è come no, ma questa non è mia asa mia, no, io sono il pesciaio, c'ho il negozio in Empoli a volte la sera quando smetto e passo qui dalla sora Viviana e gli porto quel che mi è avanzato, è roba che loro pigliano volentieri, gli fa un prezzaccio, tanto se no io la butterei via, perché questa non è famiglia che persone rispettabili, per l'amor di Dio. Però, insomma, lo vedete anche voi, se la miseria fosse baccalà, questi le farebbero concorrenza a me. Lui e fa lo spazzacamini, ma io dico no, ma ai giorni d'oggi, chi ce l'ha più un cammino? Oggi sono tutti chi il riscaldamento a gas, chi a naftalina, chi a olio combustibile, il cammino non lo sa più. D'altra parte siamo negli anni 60, dice c'è stato il boom economico e siamo tutti per le osse moderne. E lui va a spazzacamini. Ma di fatti e si vede. Guardi, pensavo da vecchio in casa invece. E se neanche questi sarà Viviana. Mi dispiace. No, si figuri, per lei questo è altro. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Oh, chi era? Come chi era? Il pesciaio. Da, questo... se era venuto prima e se c'è nata per tutta anche stasera. Punto. Comunque ci lamentiamo, via. Almeno lui segna. Meno male, meno. Arrivo su. Guardiamo se perlomeno gli si dà un caffè a questa gente che deve venire stasera. Oh, Viviana, va bene dargli un caffè, ma una zuccheriera un po' meglio di vista, non ci sapeva, Bicio, quella donna che si ruppe quest'estate quando Bitossa ha visto il Tour de France. Grande Franco, c'era bisogno di strepitare a quella maniera? Ma oh, ma che scherzi per davvero, ma Bitossi primo ha una tappa di Tour de France. Ma strepitava ogni cosa, strepitava, c'era la radio di sopra, sarteggiava, le un grido, e la zuccheriera cascò e si ruppe. E allora ora c'è quella lì, quando avrà soldi per comprare il servizio nuovo ci sarà quella meglio. Viviana, tu vedrai, ora c'è un treno, se ti riesce di montarci sopra, ci sarà tante di quelle zuccheriere che per riempire tutto il zucchero. Non basterà un campo di barbariato mentire. Ma non è che codesto treno invece ci porta dietro le sbarre? O che vuoi sia. E poi che un sai come gli dice il detto c'è a Firenze? Se lo dico io. In via delle Murate c'è uno scalino e chi non l'ha fatto è fiorentino. Codesti erano altri tempi, Bicio. E ringraziamo il Dio che a noi ci è andata bene, E poi se tu sei polese, tu sei fiorentino, e tu stai bene a casa tua, non alle murate. Ma Viviana, altri discorsi che tu hai, ascolta un pochino per me, ma guardami nell'occhio e tu mi rispondi. Allora dimmi, sincera, però, quando è mai tuo marito gli ha sbagliato uno dei suoi cari? Forza, Di dove che cominci? Come? Dalle sigarette. Che tu spendessi un monte di soldi per comprare due casse di bionde da rivendere sotto banco. Per poi scoprire a casa che c'era dentro sei bottiglie di spuma. Però ci sono bevute. O gli orologi svizzeri, quelli automatici, quelli che non c'era bisogno di caricarli. C'era bisogno no di caricarli, non andavano perché volevi caricarli. E invece di caricarli. Sul barroccino di ferraccio, ma di caricare. Ma lì meglio furono le 24.
4 bottiglie di Brunello. Viviana, ma come facevo a fare a sapere che Brunello? Andiamo un contadino nella finaia che fa il vino con l'acqua e l'anno nelle cresine, eh? E poi? E poi, ascolta un po' per me. E poi, guarda, va bene, il tuo marito, tutti su calcoli precisi alla virgola, non l'avrà fatti, ma... Ma Viviana, fidati, Viviana, è acqua passata, questo è un affare grosso, Viviana, ma di molto grosso! Speriamo, Vigio, che... speriamo! E bussano! Siano loro! Ma, oh, prego, benvenite, però prima levatemi io dei secondi, se no come mollare tutta casa. Prego! Ma che sarà piovuto un po' e via? E un po' le smette, eh? Ora ditemi voi un ombrellaio che si lamenta perché piove troppo. Insomma, sentite. Quando è troppo, è troppo. Oh, buonasera, Viviana. Buonasera, Cesare. Oh, ciao, Emilia. Buonasera. Meno male non me lo so lavare il capo stasera. Guarda lì che lavoro. Io, e gli è venuta a venire anche la mia moglie. Non c'è mia Brunei, no? Oddio, vero? Questa, te l'ho detto, è una cosa che meno gente siamo a saperla, meglio è. Però, ma se è venuta... Viviana! Anzi, no, tu mi dicevi che di là tu avevi bisogno, vero? Bisogno? Sì, di là tu mi dicevi che tu avevi bisogno per fare... Per fare che? Ecco, appunto, per fare... Sì, per fare la permanente a mia mamma, questi uomini vogliono chiacchierare, vogliono rimanere soli. Oh, genere, io vomo, poi formo, perché le cose e le voglio sapere. Sì, poi si richiama, via, Oh, allora che ha fatto? La trovate? Io uno l'ho trovato. Oh, l'ha trovato! Però un tale arrabbiato. Ma perché mi dovrei arrabbiare? Allora, se tu mi avevi detto che fosse uno con la patente, che avesse una certa esperienza nella lavorazione dei metalli, e che fosse massicciotto perché c'è da dura fatica. Allora, io uno l'ho trovato. La patente ce l'ha. Esperienza nei metalli ce l'ha, però un grosso, tanto grosso è un è. E non importa, vendi avanti, siamo un tri, ci si fa lo stesso. Poi l'importante è che ci abbia la patente. Ma, via dentro. Sì, sì, fra un pochino via. Via, e dimmi un po' io. Chi è? Lo conosco. Lo conosco. E tu lo conosco. Lo conosco. Però, ma perché mi dovrei arrabbiare? Ma mi dici come fai? Mi dovrei arrabbiare. Sì, tu hai trovato uno con tutte le stesse obbedienze e io mi arrabbio. Ma che dico? Ma nemmeno tu l'avessi detto anche. Stai ghiaccio, Bicio. A genere? Guardami un pochino nel viso. Ma non tu l'avrai detto? A genere? A genere? Ma tu l'avrai detto Arturo, Bicio, e non ce l'avevo altri. Ma come tu ce l'avevi altri? Ma con chi c'entra tu momento su? Coordinamento operativo per i venditori dipendenti a dettaglio. Ecco, ecco un codesto coso, un codesto nome lungo e tutta la gente ti avrà conosciuto. Proprio Arturo tu lo dovevi. Oh, allora, lui la patente ce l'ha. Esperienza nei metalli ce l'ha perché gli era fino. Gli è un po' fisico. Neonetisino, tu lo sai, che ragazzi, tu, più un te facci da Arturo io non ne conosco, non lo sopporto, i ragazzi sono sempre insolenti, sempre con quelle sbattutine a bischero sciolto, che non sanno di nulla, guarda Genere, se mi torna a mente quante mi prese in giro per quella storia dell'orologi, lo fatto di pure ancora l'ho fatto. Ma come no? Aspetta, verrai lui, voi io apri. Ma che si chiude? Stai, voi. Lascialo fuori, vieni, ora. No, sono via. Non lo sopporto, mi fa un bel ricco il ragazzo. Ma sempre discorsini non sanno di nulla, fa tutte le battutine che poi si messa anche simpatico. Ma non è mia simpatico, dice sempre le solite cose. Non ne andiamo ancora, no? Ora che ne arriva? Non lo so che ti ha da dire, C'ho il campanello rotto, sopra c'ho scritto bustare e lui tutte le volte entra e ti fa adesso simpatico, dice sempre la solita cosa. Eh!
Ma che non avevi fatto sistemare il campanello? Beh, pensa al campanello di casa tua, pensa. Oh, buonasera. Perché te tu l'hai detto quando tu sei entrato. L'ho detto. Io te lo dico, perché per me se la Savona poteva essere più metto di vasto di te. Oh, via. Buon, via, buon, dai. Io? E da dove c'hai il tuo corpo? Allora, Biccio, ascolta, ora che siamo tutti e tre insieme, che ce lo vuoi dire che state a fare, sì o no? Ragazzi, stai, perché questa è una cosa un po' particolare, Io non me ero quasi nemmeno accorto perché mi è passata davanti l'occhio questa occasione così, ma io sveglio e vigile, però l'ho acchiappata al volo. Però è una cosa che non posso fare da me e ho bisogno dell'aiuto di voi due. Oh, però se date retta a me, questa volta si cambia vita da così a così, Sì, però Vigio, ascolta, io e Minia ora e siamo due vecchietti, siamo un tempo di pace. Grilli per il capo, noi non se ne vuole aver più. Neanche io, guarda, io il capo ci ho più d'occhi e sono a morte. Ma fammelo dire, se no non sapete neanche che vi voglio raccontare. Allora, ascoltate bene, perché in questi giorni sono stato a casa di un'americana, una vedova, che è vero, non è più una ragazzina, però è sempre una bella donna, piacente, distinta, elegante, con tutte le subosine, questo è giusto, no? E questa donna, questa vedova, ha preso una casa in affitto in Burgo. Che in via Chiaruni. Preciso, così. E siccome in casa sua c'è un camino vecchio, vecchio, più vecchio di primo dopo, e allora quando gli è andata a accenderlo gli faceva un fumicone, c'aveva tutta la cappa tasata, capito? Allora qualche uno in casamento gli ha dato il mio indirizzo, lei mi ha contattato, si è chiacchierato per benino, mi ha detto quello che aveva bisogno, e sicché io ho preso e sono andato da lei a dargli una stasata. Ah, la vedova! Ma che è la vedova? La cappa di camino, no! Oh ragazzi, voi vedessi che lavoro, che casamento, che roba, come l'ha messa, tutta piena di quadri, quadrini, quadretti, statue, statuine, statuette, mobili, soprammobili, d'oro, d'argento, di... Non voglio sapere più nulla, io sgomberi e un defocchi, e un son più buono che andare a piazzare i muri col sacco sulle spalle. No. Ma che sgomberi e sgomberi! E non ce n'è da fare sgomberi, non c'è da arrabbiare da punte parti, però se non mi fa nemmeno finire di ragionare con quello che abbia fatto venire qui. Sì, ha ragione, quando ha ragione. Io con te accendo che sempre con questo vizio di interrompe, ok, dato un po' io. Io ho detto male. No. E allora su, segui. Allora, ragazzi, quando è venuta questa donna e mi ha portato a far vedere il camino che gli aveva da pulire, mi ha portato in sala. E una volta è stato un Zara e lì è lì che io ho visto che? La statua di porcellino tale e quale a quella che c'è in piazza a Firenze. Piazza quale? Come piazza quale? Vicino piazza della Signoria, no? C'è una piazza con le logge che sotto ci mettono sempre anche tutti i parrucci. Allora quella lì è piazza di Mercatonovo. A un lato, dico, di questa piazza così c'è la famosa fontana di porcellino. Ah, sì. Quella statua di bronzo che c'ha qui in muso e sembra quasi d'oro perché tutti gliela accarezzano. Preciso. E dice porta bene. Sì. Che poi tra l'altro, non so se lo sapete, ma non è mio porcellino. Ah, no? Gli è un cignale. E mi pareva che ho fatto male, penso un maiale. Ascoltate bene, a noi porcellino, maiale o cignale non ce ne importa nulla. L'unica cosa che ci importa è che questa americana ce n'ha una copia, tale quale all'originale, in casa, in mezzo alla stanza, tutta ricoperta di fiori. Sì. Perché? Perché dice che lei ha questa statua, c'è anche parecchio, ma parecchio affezionata. Affezionata? Sì, affezionata, perché dice che ricorda il suo povero marito morto schiantato. E dovesse un tipino fine di nulla
il nome? Ignorante. Se lo ricorda un cinghiale. Ma come tu sei ignorante? Ma c'è tutta una storia dietro. Che credete voi? Oh, perché... Ma che non mi hai fatto sistemare i capelli? Non ridetto tu sia te che ti ci ha portato. Questa che è lei, signora. La storia me la racconta lei, ma te credi sempre con questi discorsi. E te stai ghiaccio, stai. Oh, Viviana! Viviana! Va, sentite, hanno bussato, va a aprire. Io? Sì, o chi è? Ma ti sento bussato, chi c'è andato? Io. E allora perché ci sono che ce l'hai riandato io? Oh, ma che non avevi fatto sistemare il capo? Ma, ora te le do, ora te le do, voglio, perché tanto quest'altro se fosse cosa... Se sta mettendo il marito, vorrà a te. Ma va, va. Sa che fuori, mettersi da qui e sto zitto, Vai. Ora si guarderà se questa americana e ci fa capire qualche cosa, perché per ora non si è capito nulla. Sì, ecco, per voi. Siamo sempre fermi sui cignali. Non ci ha mai detto nulla. Prego, sì, venga, oh, però mi raccomando, leviti sopravvivo, venga. Oh, ora arriva, mi raccomando, stai zitto, credo di non aprire bocca, ci siamo intesi. Ma sono detto lui. Continua con questa maniera. Buonasera. Good evening. Oh, good evening. Che sa l'inglese, dico? Ma ho fatto il militare a Londra, sa. Va, io chiedo scusa, ho un certo lavoro. Ma che scherza, signora, ma non si preoccupi, venga, s'accomodi, guarda. Ma prima vuole conoscere questo Mickey. Presto detto, permette? Arturo Bongini, arrotino affilatore professionista. Che cosa c'è per arrotino? È un lavoro dove si fanno le scintille, ecco. Io arroto, affilo tutto, forbici, coltelli e tutto quanto ci possa essere a usare in questo mondo, a parte il mio ingegno, vero? Se avesse bisogno di una rotatina anche lei. Il nostro amico ha sempre voglia di scherzare. Permette che mi presenti anch'io. Agenore Mallazzi, maestro artigiano, commercianti in ombrelle artistici e tutti finemente rifiniti. Sì, signora, rifiniti come l'ombrellaio. Perché se va avanti così e si rifinisce, sì, ma dalla parte. Ombrellaio, signora, io sono ombrellaio. Umbrellas, large and small, many colors, for women, men and children, original Tuscany handmade, cheap and lifelong. Ma allora tu non sai l'inglese che sei? Ma che so, solamente era a me. E che vuol dire? Chi se lo ricorda? La vuoi sentire in francese? Parapluie, grand et petit, beaucoup de couleurs, pour homme, femme et enfant, originaux, fabriqué in Toscane, bon marché et durable. Canzo, ma che la sa anche in tedesco? In tedesco no, provai, Ma mi veniva la scordicola. Ganzo? Sì, signora Ganzo. Ganzo come me. Ma tu sei te, Ganzo? Non vedo tu sei te. Vada a mettere la... Sì. Ma può pigliare la seggiola io, signora, ma anche la seggiola. No, la posso pigliare con lui. Arturo! Metti che si deve così. E credi, perché se no ti do due pedate e ti butto per le scale e non ti può partecipare a questa parte. Ma se ci sono nemmeno le scale. Ma io le pedate però te le do uguale. Ma fammi andare via, se non gliele do. Signora mia, lei penserà che uno come me, ombrellaio, in questi giorni con quest'acqua che viene, faccia affari d'oro, e invece. Signora mia, oggi la gente va nei grandi magazzini e compra l'ombrello da divire, che durano da Natale a Santo Stefano e che quando si rompano anche a volere non si possa nemmeno riparare. Un ombrello vero, con la O maiuscola, fatta a mano, oggi, e non lo vuole più nessuno. L'ombrello di famiglia, come c'era una volta, che ce n'era uno in tutte le case, che ci stavano tutti sotto, grandi e piccini, che ci si passava di padre in figlio. Una volta l'ombrello era un segno di distinzione.
quello per le signorine, quello era piccino, era quasi più bello da chiuso che da aperto, era ammiccante, sembrava chiedere ai ragazzi una mano che aprissi per bene, come si apriva il cuore della ragazza e lo teneva in braccio, come le margherite nei prati a primavera. Quello dell'uomo invece, quello era grande, doveva essere con quella bella fodera lucida, nera, tesa, doveva essere forte, inteso, forte come il braccio di chi ci teneva sotto le belle signorine. E la pioggia che ci cadeva sopra suonava canzoni romantiche degli innamorati. E più forte era il rumore, e più forte diventava l'abbraccio. Ma sapesse quante coppie sono nate a questa maniera. A me tu mi venisti addosso alla vicinetta. Ti invece sotto? Tanta genere! E poi Tonesse è denunciato e gli disse che si era fidanzato perché arrivò un vigile. Guarda un po' come siamo andati a finire. Ma lei moglie di Ombrellaio? Sì, io moglie di Ombrellaio. Moglie di Ombrellaio. Piacere! Oh mia, ora che voi avete fatto anche conoscenza e voi potete anche mettere a sedere. Prego, sentiamo, signora, sai come? No, se tu vuoi venire con la me. No. E mi va a pigliare la testa. Quando la signora? Buonasera. Io, dato che ho sentito che è arrivata, ho preparato il caffè. Brava Viviana. Signora, guardi, questa che ha appena fatto il caffè è mia moglie Viviana. Oh, è moglie di Spock Camino. No, signora! È un lispacco mia, Camini! Io li spazzo, sono lo spazza, Camino! Piacere! Piacere mio, signora! Quanto zucchero? Oh! Va? Allora gli garba! No! Ha detto ble? Signora! Ma che ogni garba il caffè! Oh, non ho cose piacine molto! Allora? Boh, io glielo do così, Allora, signora, guardi, io ero qui con questi amici che gli stavo raccontando giusto appunto che lei in casa c'ha questa statua di porcellana. Ora però loro vorrebbero sapere da lei come mai lei c'è così tanto affezionata. Oh, wow. Io chiedo, ma quando parlo di mio marito, io senti dolore, qui! Deve essere un dolore poco grosso. Dove, signora, fatti a vedere? Qui! Ma io la volevo figlia ancora, sa? Arturo! Oh, thanks. Mio marito in guerra, ufficiale Maurizio, lui in Italia è venuto. E quando lui è venuto a Firenze, lui ha fatto colonnello. Ha fatto il colonnello. Ma Arturo, ma che dici, Arturo? La signora vuole dire che venne promosso colonnello, Arturo. Ho detto fatto colonnello. Che fai? Sì, signora, preso, vado avanti. Anche io venuto in Italia dopo liberazione. Io in corpo femminile. È come ora, no? Come? Certo. Oh, che ti pare, un corpo maschile? Io un corpo femminile? Oh, Arturo! E come? Ma il corpo femminile è un corpo dell'esercito! Io andiamo un bel corpo anche quello. Mio marito, colonnello, esercito dato a tenenti. Ma l'esercito americano fatto, come si dice, bistecchi. Fecero dei bistecchi. E gli gamba la casa americana, sono miei bischeri. No, I mean mistake è quando tu fai cosa che tu non devi fare. Ecco, preciso, come te, che tu chiacchieri sempre quando invece tu dovresti chiacchierare. Ma lei volevi da dire uno sbaglio, un errore. Oh, yeah, thanks, my kind lady. È sbaglio. Esercito fatto sbaglio, messo me come attinente di colonnello. E io allora? L'attendeva, no? Arturo! Oh, non era attendente. E allora l'attendeva, stava lì, l'aspettava.
e quando arrivava gli faceva: venga, culunnello! Ma, oh, cosa un poino! È da un poino! In Florenza, sempre scendere, e facevamo su giù, per tutta Florenza! Per tutta Firenze! Per tutta Firenze! Dai. Senti lì! No! Oh, Arturo, chiedo un poino! Ma che Arturo è Arturo! Brava signora! Così dovrebbero essere le guerre, solo su e giù dappertutto. Ma... E non c'è meglio col piede, vedi? Arturo! Poi, esercito, visto che faccio stai. Alle bistecche gli finì la ciccia e gli rimase l'osso. Visto che fatto? Uno sbaglio, che non ha capito, uno sbaglio. Oh, yes, thanks, Mr. Prego, vada avanti, signora. But mio marito, letto leggenda, che in Florenza porta fortuna. Noi andati di porcellino. Voi sapere che moneta messa in bocca di porcellino. Si sa. Che si sa, io la so, per esempio. Oh, genere, vendia, la sanno tutti, ma la presente è la statua a Firenze. Sì, quella, i cignali pronto, tutta la mattina se ne ragiona. Tu prendi una moneta e tu la metti nella bocca di quel cinghiale o porcellino che tu lo vuoi chiamare e tu la lasci cadere. Se ti casca nella grata di sotto, ti porta fortuna. Oh, yeah. Sarà, ma io ci ho provato tante di quelle volte, ma non mi è riuscito mai. Quelle 5 lire e mi toccava sempre andare a raccattare la piazza. Ma per forza! Ma con 5 lire che ti avevi a dare? E gli manda 6 porcellini te le scudoni in muso. E qui l'unica volta che ho ragione, guarda. Ne ho messe qua, dottore, in bocca di porcellino. E moneta caduta dentro. E poi pioggia, tanta pioggia forte, come pioggia che viene fuori ora. Venuto ufficiale di Marines con lettera per portarmi via di lui. Ma con pioggia, lettera bagnata, non più possibile leggere. Che ha capito? L'acqua gli ha bagnato la busta, gli ha bagnato l'inchiostro che si è sciolto e loro non hanno potuto più leggere quello che c'era. E si è capito, Picio, si è capito. Questa sarebbe la prima volta, E loro sono rimasti together, insieme. Sono rimasti insieme, baby. E su e giù anche mentre ti avevo. Ma Arturo! Ma perché? Che non è bello di piove. Ma che dici? Lo scusi, signora, avanti. Esercito, fatto noi dividere, io non più possibile trovare lui, ma Borsellino, fatto noi stare together insieme, e poi noi tornati in America, and got married. Si sono sposati, ha visto? E con Emma, eppure rafforzava, pensi e Tony. Ma che sono io ignorante, a me queste cose mi fanno commuovere. Ma dopo sposati, mio marito, gozze. E gli anzichino. Gli anzichino sì, ma forse hai fatto in giù. Ma Arturo, Arturo! Ma che frignate! Non si sa che doveva morire, se ne vedo va! Guarda, siete romantici come le botte dei fossi, guarda! Mio marito, prima di morire, dettomi che lui voleva il porcellino su sua tomba e io allora torno in Italia e fatto fare altro porcellino in Chianti Strada. Perché a Strada in Chianti c'è una fonderia, no? Sì, quella vicina a Greve. Sì, la destra, preciso. Ma mio marito, venuto a me, di notte. Per far su e giù. Ma che dici? Lui venuto mentre io dormivo. Il fantasma. Ma che fantasma? Oh Arturo, e gli è apparso un sogno, mentre sognava, che ha capito ora. Lui detto me che lui voleva. Porcellino real! Vero! No copia!
una copia. Quello vero? Io so, non è possibile comprare. Però, possibile rubare. Mister Nick, ha detto me che vuoi poter portare me forse in orio vero. Sì. Cioè, te, tu vorresti rubare una statua? Oddio, ora non si tratterebbe proprio di rubare. Come? No, si tratterebbe tutto uno scambio, ecco. Te l'ho detto ora che la signora a casa c'ha una copia tale e quale, identica, precisa, spiccicata all'originale. O che voce voglia, non si va lì, si cambiano e il gioco è fatto. E noi si va e si torna da Firenze con un cignale di bronzo, senza farsi notare, vero? Come lo porti al guinzaglio? La signora ha detto che ci presta la sua macchina, in più c'è sempre il cassone di legno in dove ci mise la copia. O che voce voglia. E a Firenze secondo te gli va bene tenerci la copia invece che l'originale? O perché? O che per te la signoria non ce l'hanno i Davide di Michelangelo? E che credi che quello sia l'originale? No! Quella è una copia! O che hanno rubato anche quello? Di certo è quello che è una copia, ma c'è anche l'originale, no? Alla galleria dell'Accademia. Ma questi sono dettagli. Ascolta, amico, a me mi sembra sia una cosa di molto. No, ma aspetta, appunto, che ti prendo. No, perché questa cosa che noi si andrebbe a fare. Non è una cosa che si andrebbe a fare gratis. Anzi, io con la signora, modestamente a parte, mi sarei ben accordato per una ricompensa. È vero, signora? Noi detto 500,000. Cinquecentomila. 500,000. Emilia, andiamo, si va, ben via. Guarda, e venga anch'io, via. Perché? Oh, bicio, tanto, mi avevi preso perché ho la patente, un altro me metto e lo ritrovi. Ma non è te, invece? Oh, bicio, io un dio non sia una buona occasione, ma c'è da troppi rischi. Perché? Poi, c'ho questa ostra macchinata, devo andare a scavare il destale, mi dole sempre, devo stare attento a come mi muovo. Poi a settembre mi sono fatto l'analisi, c'ho il colesterolo alto, vero? Ma perché? Era alto di nulla. O io c'ho la pressione alta, che dovrei dire? No, bicio, ascolta, se era un'altra cifra, ma... per 166,000 lire. Per quanto? Oh! But, oh my gosh, again, right? This is a mistake! Ancora la mistake? No, sbaglio again, right? Questo è sbaglio! Oh, cosa? A me all'avviamento mi dettero la medaglia per come ero bravo a matematica. E 500,000 diviso 3, perché noi siamo un 3, fa 166,667. Oppure, se vuole, 166,666,66 periodi. Ma ci pensi, è peccato andato un moi a seppellire un cervello a codesta mattina. E il caposanto mi si lascerà il capo di fuori. Tutti va bene, essere 166, ma non lire. Io darei voi lire. No. Io darei voi dollar. 500,000 dollar. A quante la leva il colesterolo? E gli era un po' alto, però secondo me se tu fai un po' di movimento e ci sta anche da e con questa ostra? E dissi il dottore che una 24 e vado bravo. Hai ragione. Ma allora ci sta? Ci sta, sì! Oh, bene! O te, Arturo, che rufoli questi denti? Guardavo se avevo mollato la patente, o devo guidare? Allora, signora, affare fatto! Ora, vero? Noi nei prossimi giorni si andrà a Firenze, vero? A fare tutto all'uovo, poi c'è da studiare il piano nei minimi particolari, con calma, perché per queste cose ci vuole calma, e poi ci si farà sapere quando si... No, ma speaker, no! Come no? Io dovrei partire dopo di domani mattina in forno con Avi. Voi dovete fare
fare domani. Domani? Io, che ci vuole venire? Hai 2 ore, guardate, voi tornate. Please, solo voi, potete ridare, ma mio marito. Ma che è così nervoso? E diamo pace ai suoi mariti. Pronti, è tanto felice. Però signora, mi raccomando, lei domani sera venga qui da noi tardi domani e ci porti sera. Tardi qui e ci porti la sua macchina, che poi noi si va e si fa. Ok, Miss Mika, goodbye everybody. Ecco, ma $500,000 in quattrini nostrali, ma quanto sarebbe? Sta buono, comprai il giornale stamattina apposta per guardare il cambio, ho bene fatto anche il conto. Ma lo sapete anche solo quanti sono? E sono più di 300 milioni di lire! 300 milioni? 100 milioni per uno? Mamma mia, e non so nemmeno come si scrivono. Oh, Genole, te che tu sei un cervellone, quanti zeri ci vogliono? Tanti, mio, ma tanti, guarda. Sì, però ripigliatemi, aspettatemi, perché questa cosa è andata fatta proprio domani sera. A me mi ha lasciato un po'. Come si fa? Te lo dico io come si fa. Domattina, per forza, bisogna andare a fare il sopralluogo. Non c'è verso. Ma andate a far che tu, diamine! E gli aveva fatto stufa la nanna fumaia! Che ci andavo a mandare! La meglio anche io questa! Ora io, domani altro, con 100 milioni, mi sotto il materasso, può spruna a casa della gente, ma non ci penso nemmeno! Da domani sera, o la canna da pesca, o la galera! Ma vediamo bene! Ecco, ma io dicevo, no, ma a levarlo originale di dov'è? Ma come si fa? E Dio, che poi ci voglia! Mi sa che era un po' a leva con piede di porco. Ma diamine, è stato prima un piede di porcellino, no? Va bene, via, questa era una bischerata, era meglio se non avevo detto, via. Ecco, un ragazzo, dai Mirella. Dai Miretta, perché questo? E non ci vuole tanto a farlo. E si fa la smetta e poi si torna. Ma se ci veda! Ma chi vuoi ci veda, ma chi vuoi? Senti, ti ha detto Bernacca, piova le vicine. E poi io ho perso il pensante anche questo. Sì, ho preparato le mantelline come gli operai del comune, no? Noi ci si mettano. Se putacato viene qualche una uccellare, noi ti si fanno in muso e ti si fa. Fermi tutti! Intervento di manutenzione straordinaria! Circolare! Dovete pensare a Agnosa? Ma certo ho pensato a Agnosa, perché io non ci dormo la notte. E da che me l'hanno detto non fa altro che pensarci. Voi ragazzi, ma che l'avete? Senti voi, quante sono 100 milioni per uno? Esatto. Che ci farai un 100 milioni? Che ci fomma? Che ci può, oddio, vero? Vi accomodo un po' la casa per Benino, con un po' di guardaroba a me, un po' di guardaroba alla Viviana, e poi però va a pescare dalla mattina alla sera, in arno, ecco, e quando torno voglio andare a pigliare la patente, così dopo quando c'ho la macchina la piglio e arrivo a pescare. Questa volta però non mi pare, perché c'ho la macchina. E Viviana? Viviana la tengo con me, gli forneggio il pesacchio, ovvia! E io, sai che ci farei io? E io potrò finalmente coronare il mio sogno, il coordinamento per noi altri. Ecco, ma me la spiega questa cosa, ma che è? Un sindacato? No, un sindacato, lo dice la parola stessa. Coordinamento operativo per i venditori indipendenti a dettaglio. La nostra attività, il nostro lavoro, e va regolamentata a tutti. Giorno per giorno, chi va da una parte, chi va da quell'altra, a volte un posto ci siamo in due, a volte non c'è nessuno. Se ci si organizza, tutti ci stanno a guadagnarci. Per esempio, noi via entri, no? Il giovedì c'è il mercato e si va tutti in piazza Camici. Ma quegli altri giorni, te e un altro annotino, voi
potreste organizzare. Un giorno uno va a Brusciana e quell'altro va a Pontogno. Un altro giorno uno va a Pagnana e quell'altro va a Villanova, capito come? Ganzo! E se poi tu siete due rotini e te tu ti senti male? O perché mi devo sentire male io? O facciamo che si senta male l'altro? Va bene, se si sente male quell'altro, il coordinamento te lo fa sapere, così te tu vai anche in dove doveva andare lui. Ganzo. Così si garantisce il servizio. Ganzo, bella idea, mi dà. Con 100 milioni lo posso far partire. Piglio un affitto e un fondo, ci metto una segretaria e lascio fare a lei. Lascio la mia attività facendo di bene alla categoria. Brava Genere, tu sei un cervellone. A me un'idea ecco di questa maniera non mi sarebbe mai venuta. Tu vedrai, ti faranno anche sindaco. No, sì, che sindaco. Mi basta essere Marrazia Genere, presidente di coordinamento. Presidente? E il vicio? Vicepresidente. Ah, il vicio, cioè quello era Viola, no? Sì, ho capito, ma di nome come si chiama? Ah, che lo sai ancora? Ma non lo so, no, non c'è scritto nemmeno sul campanello. Ah, è vero, non c'è scritto. Cosa andiamo? Fuori piove e bisogna andare. Tranquilla, Emilia, tranquilla, a noi ci mancherà ogni cosa, ma all'ombrelli no. Andiamo sul letto, vai. E domani è il grande giorno. Oh, tutto a letto ragazzi, perché domattina ci sarà da ritrovare qui presto, presto avanti e faccio giorno. Ora però andate a riposarvi. Ecco. Ciao, buonanotte. Però mi sa che ho dormito. Oh, Bicio. Sarà dura dormire. Buonanotte. Buonanotte. Bicio. Ma che Bicio è Bicio? Oh, sento no. Ma che sa domani? Ma che dici un nome? Domani sono. Io oggi vo a letto perché io sono stanco. A presente sono stanco. Io la posso impiantare in penna a distendere l'ausenna. Te se tu vuoi, tu stai qui e ci si rivede domattina. Io ora vo a letto. Buonanotte Arturo. Sì, ma io volevo sapere come tu ti chiamavi. Ragazzi, possibile. Oh, prima o poi anche d'uno e me lo dirà come si chiama il bicio, via via, e vo a letto anch'io, e domattina ci aspetta un cignale da 100 milioni. Stasera piove, guardate qui, quest'acqua e mi ha anche fatto far tardi, ma tanto sto qui vicino di casa, sicché. E poi la sora Viviana, egli è sempre tanto gentile. Ah, com'è cascata male quella donna. No, voglio dire, non sarebbe stata meglio con uno come me, perché io non sono sposato, No, sì, egli è una storia lunga. Io, da giovane, avevo quasi messo l'occhi su... Poi, lei e si innamorò dello spazzolamini. L'ha voluta la bicicletta. Oh, pedala, vai! Io e gli avrei fatto fa la signora, gli avrei fatto fa... Che c'entra? Me l'uso frenato, Però, un pochino meglio è così. Abbia pazienza, Segni anche questi, sorella, va bene, via. Via giù, poi in sonda la settimana si farà tutto un conto, Oggi è giovedì, ma domani è festa. Festa? Ma è il 4 novembre, la giornata delle forze armate. Ah già, è vero, e via, allora si andrà la settimana prossima. Via giù, non c'è problema, lei lo sa, per lei questo è altro. Grazie. Arrivederla. Arrivederci. Venite. Oh, ecco. Allora Viviana, guarda. Complimenti davvero. Da primo tu ci hai fatto una scenetta con fiocchi, poi un buon caffè,
E ora questa cedrina che ti rimette in muro. Ma davvero l'ha fatto te? Io sì. Brava, buona, buona. Buonissima, Diana, davvero. Ma guarda, se tu ne eri sposata e veniva a casa tua a fare la chiesta. Mi dispiace per te e gli è arrivato prima il bicio. Certo, se tu ti rimpannucci, una donnetta tu la potresti trovare anche. Alla mia età, alla mia età una ti sposa o per soldi o per compassione. E io i soldi glieli voglio dare e compassione non gliela voglio fare. Se viene una bussa a Mannuccio e la rimando di tanto gli è venuta. Bravo, fuori Mannuccio. Tanto tutti li trovi male fatti. Magari ti arriva una di queste alzate bene come vanno ora e lo sanno loro per portare il cappello. Uso queste biondine o fisini asciutti, minigonna, presente come tipo che li posso dire? La Brigitte Bardotti, fuori dal luce. Fuori dal luce. O magari se ti arriva una di queste bellezze latine, sai, di queste belle formose in carne, uso la Lollo, la Lollo. Fuori dal luce. Fuori dal luce, per dire. Aspetta un po' io. E si fa che prima le può entrare, no? E gli do una rosatina e poi le butto fuori. Dopo un di legno, Arturo! Allora, alle mantelline ci ho ben pensato io, Viviana, ci ho fatto anche le scritte, vai! Vai! Ora basta metti se le. Oh vai, via! Oh via! Ora vero! All'ombrellaio le mantelline non è che gli siano proprio simpatiche, ma Non vai! Oh, ha visto! Guarda! Vai! Così! Ora ci siamo messi! Fammi sentire un pochino, forza! Lo sapete? Fammi sentire, siamo messi rapido tutto quello che si deve fare! Via, allora, forza. Ora noi si va a Firenze! No! Lo vedi? Tua madre ha sbagliato! Subito in partenza, ma io ti ci volevo, ma non li devo portare. Stai via, forza, andiamo. Allora, per la ventesima volta, ora viene l'americano e ci porta le chiavi della sua macchina. Il macchinone esagerato che sembra un leoncino dell'OM. Ci andrei a girare una macchina in più modo, e fa che sia una bella piaggia che costa tre volte. Ascolta, quella macchina fa proprio il caso nostro, è quello che ci serve. E c'è un bel cassone tutto scoperto e tu la guidi te, va bene? E la guida lui, va bene. Dai, sono qui apposta. Poi viene l'americano. Ci porta le chiavi della sua macchina, noi si piglia la macchina e si va a casa sua a Amborgo. Sì, ci piglia il porcellino. No! Ma ci vuoi stare? Arturo, ma guarda, si mando via, Noi si piglia la macchina dell'americano, si va a casa sua a Amborgo, si va in casa, si smonta il porcellino falso, si carica il porcellino falso nel cassone di legno, e poi si cade il cassone di legno sulla macchina e dopo si va a Firenze. Si va a Firenze, una volta arrivato a Firenze si va in quella piazza, si fa il cambio dei porcellini, si mette il porcellino originale, si rimette il cassone di legno, si rimonta un'altra volta il cassone di legno sulla macchina e si torna a casa. Una volta che siamo arrivati a casa si dà le chiavi della macchina all'americana. Lei ci paga, piglia e va via, perché l'americana domattina e torna in America, a casa sua, capito? Sì, andiamo, andiamo. Ho capito, ma la casa, che ogni si riporta a casa dell'americana. Arturo, guarda, ringrazio Dio che tu ce la potente, se no te lo avrei presa per altre un tono anni in mezz'anno. Così ti portava via anche la pera, l'americana, e mi torna a casa sua in America, ma che dici? Ma che l'avevi fatto sistemare il campanello? Gliele do! Ma se sapessi che tu ci rimani attaccato, lo sai da quanto è che l'avevo fatto sistemare? Prego signora, prego, venga! Oh, buonasera! Scusate di ritardo, ma io... I don't feel well. Io non sente bene. Non ci sente, ok? Sono...
vuole qualche cosa? Un caffè? Oh no no no, grazie, niente caffè, niente. Lo dico io con di garba e caffè. Voi tutti pronti? Prontissimi signora, ci sarà anche le mantelline? Maremma sciua, lo vede a fare le ossa in furia? Che c'è? Che è successo? Arturo c'ha la scritta al contrario. No! Metti te la metti sotto! Ma sì, lì ci puoi connettino! Sì, e se libera! E se libera gli si dice la mia scritta è uguale a quella che c'è qui davanti alla tubolazza. Insomma. Chi di voi? Guido! Lui a Genova, io Arturo, lui... Guido? Ma che sei te che tu ti chiami Guido? Oh, fai la finita, Arturo! Tu sei sempre te che tu fai un fuggione! Ma è possibile che non capisci che manonda? La signora voleva di guida! La signora vuole sapere chi guida la sua macchina! Io, signora, guido io. Be careful! Oh, ma c'è anche le chiavi di casa, lo spivero! Oh, yeah, yeah! Tu stai attento! Sì, yeah, tranquilla signora, ora noi si batti le... No, no, non ci va! Ma che pensiero che mi hanno fatto? E lo dicevo, io avevo bisogno di una rosatina. Arturo, Arturo! Ma oggi non è che andiamo via! Andiamo via, se no qui ce la fa! Vai, buona fortuna, stava pronti! Oh, mamma! Oh yes, thanks. I can't stand it anymore. Mari! Oh no no, facciamo finta. Un tuo pezzo tempo, Elvia. No, per dirci, e sto qui di casa, appena l'ho vista andare via e sono venuta subito. Ma qui c'è un imprevisto, e c'è un'intrusa. Un'intrusa? Beh, è l'americana, si pensava stesse a casa sua, e invece gli abbiamo qui. Buon davvero. Eh sì, si sentiva andare via, Viviana l'ha portata via. E allora? E allora ora non so se Viviana lo vuole fare sempre. Aspetta un po', poi ve ne dirà che lavoro è. Ah, no, 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 io sta cosa e la voglio fare. E ha detto Viviana che mi dà anche l'estra, perché è vero, io sono Maga Elvira, indovina veggente, iscritta nel registro dei romanti affini, specializzata in cartomanzia divinatoria, nonché medium certificata dall'albo internazionale. Ma, dico io, a ragionare con l'anima dei cinghiali di bronzo, o come si potrà fare? Ah, ma Viviana, lo vuole fare, e allora sapete che fa? Io e la accontento, o per dirci, oh ma mi raccomando, voi tutti zitti, Che l'ha chiusa a chiave? No, l'ho chiusa senza chiave, l'uscio di camera fa casino, si sa, quando vieni qua si sente. E allora ora rispiegami un po' a me. Erminia, quell'accidente di cignalaccio di bronzo... Oh, un Lofegre, che piacere, su! Oi oi, qui porcellino santo carino con clusino che sbilluccica. Insomma, e c'ha dei poteri soprannaturali. Non ha sentito la storia dell'americana che dice gli fece piovere? Ma allora non sarà mia lui a demandare a te scappa anche in questi giorni? Perché guarda, se gli è lui io vado a Firenze e gli do ora una pedata o gliela do, perché se no mi fa male. Però... Oh donne, vi ho detto, lo fate arrabbiare, via, per piacere, state calme, su. Ora Dio, se quei ragazzi lo spostano e poi l'americana lo porta al cimitero, ma se lui gli garba, che succede? Ma lui chi? Ah, il porcellino! Se la piglia male, in quanto te lo dici, manda l'accidente, in quanto te lo dici, va tutta a gamberi. E allora che vorresti? E voglio adoperare lei per ragionarci e sentire se gli sta bene ed essere spostato. Oh, che ragione, anche io cignale. Oh, per dici? E tu sei meglio di San Francesco e prendiamo gli uccelli. Ma come fa a intenderlo? Ma che voglio, un ragiono mio con lui. Io ragiono la sua anima, è il linguaggio dell'anima e si sa, egli è universale. Ecco, e io ci voglio ragionare, perché secondo me qui si rischia. Sì, però allora gli era meglio se si era fatto prima, ormai i ragazzi sono belli andati via. Oi oi, lo so, ma Bigio voleva e io un po' sostato. Oh, a me
questa cosa non è che mi guardi tanto, però se voi la volete fare, andiamo, via. E via, via, famola, vai, su, oh, via. Famola, mettiamo a sedere qui e tutti intorno al tavolino, congiungiamo le mani. Anima del porcellino, anima del porcellino, vieni, manifestati in questa stanza, entra in una di noi. Come entra in una di noi? L'anima è bisogna che entri, Erminia. Anima del porcellino. E come fa a entrare? Che ti importa come fa a entrare? E piglia e entra. Anima del porcellino. Sì, ma da di do passa. Che ti importa di do passa? Di do passa passa. No, davvero, a me secondo di do passa non mi sta appunto bene. Ascolta, lo voleva? Sì o no? Se no, e piglia e va via. No, famolo, famolo. Non ti preoccupare, Erminia, di do passa. Fidati della magherbina. Anima del porcellino. Anima del porcellino, vieni, manifestati in questa stanza. Entra in una di noi. Però se tu puoi, scansami. Donne, non vi allarmate e non fate tanto casino. Siete voi che mi avete chiamato, sono l'anima del porcellino. Oioi, eccolo, gli è entrato dentro il vino, Dido gli sarà passato. Boh, e ora che si fa? Boh, chiedigli quello che tu volevi. Porcellino! 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 Oh! Ecco, volevo essere sicura che sentisse. Fate le vostre domande. Io sono qui che v'ascolto, ma fatele veloci, che non posso star qui molto. Senta, noi si voleva sapere, ma che ci sta bene l'andove in quella piazza? D'inverno mi congelo, d'estate vado arrosto. Bene, non ci sto, mi garberebbe un altro posto. Senta, ma che c'è mai stata lei in America? Da dove m'hanno messo io non mi son mai mosso, e anche se volessi muovermi non posso. Senta, ma se la spostassero di lì e la portassero in un posto lontano, anche in America, lei che s'arrabbierebbe? Sempre benedirei chi da lì mi trasferisce, specialmente se mi porta nel paese a stelle e strisce. Allora non sarebbe nemmeno contrario. Ma vorrebbe sempre una via o una piazza oppure un posto un pochino più solitario? Siccome non sono porcellino, bensì sono cinghiale, ovunque fuori di città non mi starebbe male. E se fosse un cimitero? Ma bello, eh? Oh, che ne sai te? Oh, i cimiteri americani sono belli tutti. Donne, io sono morto e lo sono anche da tanto. Sarebbe pure l'ora d'andare a Camposanto. Allora, e sarebbe anche contento. Basta che al cimitero la gente non prenda l'uso, come tutti fanno ora d'accarezzarmi il muso. Che non gli garba? Pensate voi, se è cosa che vi piaccia, mille mani al giorno che vi strusciano la faccia. E ha ragione anche lui, poverino, eh? Donne, avete finito con le vostre interrogazioni?
perché io da qui in avanti mi sarei anche bene rotto i colpi. E se è finito, se è finito! Grazie e ci scusi se gli si è fatto perdere tempo. Grazie, so Porcellino! E allora preparate 2000 lire o anche 3 e datele alla maga che va fatto parlare con me. Ah, c'è la tariffa? Capisco che per voi la cifra sia un po' amara, ma più che voi chiedete e più che si rincara. Oh, allora stacchiamo, come si fa? Boh, prova un passo e chiudo come ne fido. Porcellino, passo e chiudo. Torno da dove venni e il chiacchierar concludo. Donne, io vi saluto e anch'io passo e chiudo. Che è venuta l'anima di Porcellino? Sì, sì, è venuta e ci sei anche chiacchierato. Davvero, sì. Gli era proprio lui e pensa che non ci credevo nemmeno. Davvero, e che va detto? O che te non ti ricordi nulla? No. Ma nulla, nulla, nulla? Nulla, o se vi dio nulla o per dici. E allora va bene così. Meglio, vai. Messe, l'anima non va lasciata, ha detto nulla per me. Ma come che? Che ne so, un messaggio, qualche cosa da dire. No. Da fare. No. Da dare. Ho capito, vai. E ci ha detto di darti 2000 lire. Sole? Come sole? No. Perché? Di solito, vero, contraddì l'anime dell'anime e gli è anche pericoloso, Poi fate voi, perché fosse per me non vi piglierei nemmeno nulla. Però anche quando lasciano messaggi sibillini... Come? Tipo... Tipo 2 o 3? Ecco, brava. Dai, allora? Viene 3000, va. Via, allora donne, io vi saluto, Si è fatta anche tardi e vo via. Arrivederci, buonasera. Buonasera. Arrivederci e via. Dato che c'è anche sempre anche la signora. Ah, buo, va. Oh, chi c'è? Chi c'è? Emilia, la signora, hanno sentito l'uscio. Oh, come va? Meglio. Oh no, no. Ma non tornati? Ancora no, signora. Oh, signora, egli ha un lavoro veloce, ma fra andare a tornare un po' di signora, a questo momento. Oh, eccoli! Oh. Ma, Picio, avete fatto? Boh, non ci dite nulla, non ci dite nulla, guardate che condizioni che siamo. Perché? Perché siamo più molli delle funelle secche, ecco perché. Arturo, tu dire me, tutto ok? Tutto ok. Tutto fatto? Tutto fatto. Oh, wonderful! Marvelous! Arturo! Oh, thank you, Arturo! Per me siete bisogno di una cosa. Vediamo un po' chi c'è in questa busta. Qui, qui. Ma che scopi? Prendi una bustina di zucchero. Un solo io scoterei. E di lei scoterei. Allora io apro. Allora. Che c'è? Un assegno. Un assegno. Di quante? Di. 500.000! No! Addio, la questione di Picio! Picio, ora guarda se con questi soldi tu li spendi bene in marmo, eh! Eh? Oh.
che non c'è nessuno. Sono tutti fuori a cena. Lei è venuto prima del solito. Lo so, non sono neanche le 9. Comunque, guardi, non c'è problema. E si fa quest'altra volta. No, la signora non vuole lasciare debiti. Aspetti qui, metto in frigo questa roba e vedo se per caso mi avesse lasciato di soldi. Il conto è dentro, vero? Sì, sì, gli è così. Ma non importa, buonasera. Mi era un pezzetto, non ci si rivedeva, Oh, visto il roba? Guarda, tante le volte a spazzare a minimo ci si rinfannuccia. E poi ora anche la cameriera, ora, e ci pensa lei, la padrona, anche se c'era, e non veniva mia. E poi ora io non è che gli porti più gli avanzi come prima, no, sì, ora, e mi fanno l'ordini, orate, scampi, aragoste, che poi, se ne intendessero almeno. L'altro giorno non c'avevo l'ostrie e gli ho portato le albe sante. Non se ne sono mia accorti, l'ha indovinata la sora Viviana, sì, non mi credevo. Guarda chi c'è! Oh, buonasera! Buonasera! Ah, c'è lei! Allora, ci pensi lei, deve riscuotere! Che ha sentito? Che ha sentito mi rispondono oggi a ste cameriere, sei avvicinato il mondo, cari mia genere! Ma un importa? Ma come ne importa? Certo che importa, fammi vedere. Cioè, ma guarda come si fa. Un importa? No. Quando uno lavora, no. Certo che importa. Guarda. Vai. E tieni il resto per il disturbo. Oh, grazie. Io nella vita e non ci ho capito nulla. Arrivederci. Però ora signor Genere, tu mi devi spiegare una cosa. Che? Ma perché siamo dovuti scappare via veloci di corsa a quella maniera? Ci si sta tanto bene al ristorante alla pernice con quelle donne. Perché siamo dovuti? Quella signorina mi ha detto dalle 9 di sera in poi. Ho pensato che fosse meglio fatto subito. Dalle 9 di sera in poi? Me l'ha detto lei. Ma questo colloquio con questa aspirante segretaria si doveva fare per forza qui in casa mia, non si poteva fare all'ufficio. In quel casino, non è mia pronto neanche, come si fa? No, via. Va bene. A proposito, oggi mi hanno consegnato l'insegna. Ah, sì. Bella, si guarda dopo, non vorrei che sta figliola arrivasse proprio ora. Via. Però anche loro. Me l'hanno detto. Che t'hanno detto? Il nome è troppo lungo, troppo. Coordinamento operativo per i venditori indipendenti al dettaglio. Ma insomma, poi lo lungo gli è. Sì, però non ti preoccupare, l'hanno trovato loro il verso per scorciarlo. Vediamo il primo bellino. Ma perché l'insegna sulla fatta porta qui a casa mia? Non si poteva far portare all'ufficio, tanto c'è da montare lì. Dai, l'ufficio è tutto un casino, e poi anche a casa mia. Sono lì in bianchini, in teoria oggi, se no chi con l'ovio e si faceva da me, no? Ovvio. Ascolta, andiamo alla festa del toro e si può fare più ognosa. Tanto. Non si è detto che sarò il vicepresidente. Allora si può fare qui. Dimmi un po' no. Dopo la trovata così sta aspirante segretario? Ho risposto a un annuncio sui giornali. Ah, perché lì ci sono? Ma tu potessi fare? Aspetta, ci deve avere anche la pagina dietro. Davvero? Sì, sentiamo aspetta. Un po', vai. Sorella. Tu, senti, Giovane, bella presenza. Giovane, bella presenza. Che anche la presenza c'ha la sua importanza, no? Certo. Ora voglio dire, l'importante gli è che sappia fare da segretaria, così. Però insomma, anche l'occhio e vuole la sua parte. Vero, anche così. Giovane, bella presenza. Bella presenza. Sempre disponibile al comunità. C'ha la macchina, sicché un po' deve andare a lavorare e da lavorare. E anche onesto è vero. Però offro discrezione e pulizia, e anche queste mi vanno bene tutte e due, perché è bene sia una discreta che non sia una caccherona,
perché questa di coordinamento gli è un'idea nuova, se no poi arriva uno, mi frega l'idea e si fidi bene con lui. Dio bene. Tu dici bene però, se mi posso... E poi anche la pulizia, perché dovrà fare anche quello. Non mi ha voglia io dare una e fa una cosa e ne fa un'altra. Tanto che ti gioco, all'ufficio gli è una stanza, un corridoio e un bagnettino. A darci una strusciata una volta a settimana, anche sciupa mia. No, no, però che non le senti posso dare la mia opinione, così. Capace, abile, aperta a nuove esperienze. Eh? È capace, abile, deve essere una brava. Ma questa deve essere bravona proprio. Però gli calverebbe anche misurarsi con qualche cosa di nuovo, tipo il coordinamento. Se poi... Aspetta, ora finisci. Faccio tutto. Massima soddisfazione, provare per credere. Come dicevano, è bene che sappia fare tutto. E poi garantisce che si resta soddisfatti, vuol dire che vi è una che crede nelle sue capacità. Ma poi se dice anche provare per credere. E anche questo mi è capitato. Anche questo mi è capitato. È una che calma delle nuove esperienze, le cose nuove. Ecco. Questa deve essere lei. Ma questa sicura? Sì, perché non vorrei. Ascolta, vorrei si mettesse in soggezione con il presidente, il vicepresidente. Ciao, io e te che si fa il condotto. Genere. Voi aspettavo noi. Tu passi. Maremma mona, lui non ci ha capito nulla. Fammi vedere un pochino dove ha preso la giuccia. Ecco! No, lo sapevo! Che poi come abbia fatto, non accorgisene e non si sa, c'è anche le fotografie, ma della questo è meglio farlo sperare, perché se se ne accorge delle donne e sentono un ginepraio che entra. Venga signorina, avanti. Buonasera. Siete in due? Sì, siamo io e lui, non c'è mia problemi, no? È un papà. Nulla a me. No, che paura, ci mancherebbe. Accomodi. Ma che si sta qui? Sì, purtroppo si deve far qui. No! Come no? No, qui non si può. No, si è detto si sta qui, no. Si fa più chiacchiere. Qui non si può. Chiacchiere? Sì, chiacchiere. Per conoscersi meglio, no? Prego. Buttala fuori! Ma perché? Gli è arrivata ora? Buttala fuori, non ti preoccupare, buttala fuori! Ma che unticata! E un ecco di sto carbone mi calverebbe anche. Buttala fuori. Dica. Dunque, intanto per cominciare, signorina, lei si chiama? Domitilla. Ah, Domitilla. Bello, eh? Ma se volete chiamarmi con un altro nome, a me va bene lo stesso. No, perché va bene il suo, ce mancherebbe. Senti brava, per venirci incontro si farebbe chiamare anche differente, più disponibile Dio sì. Più disponibile Dio sì. Allora signorina, siccome dunque la nostra è un'idea un po' nuova, è una cosa un po' particolare. Non c'è problemi, può dire, però questo influirà sul compenso. Il compenso. Ha ragione, vero? Sì. E dipenderà anche da l'ore. E più sono e più e si sale. L'ore sono 8, no? Però 4 per 1. 8 signorina, 8 così in generale, non stiamo a specificare troppo, cioè non le butta la fuori! E la tariffa è a ore, lo sapete, no? A ore? O che non mi fanno più contratti a mesate una volta? Questi sindacati ragazzi hanno buttato all'aria un euro. Comunque vi ho detto si parlerà dopo, signorina, ci sarà anche da stabilire per bene la sua posizione. A me le posizioni e mi vanno bene tutte. Bene. Non è neanche posizione. Buttala fuori, per l'amor di Dio, buttala fuori. Se ancora non ci sei nemmeno chiacchierato. Che ecco è uguale, è un vuol dire se scusi, è un è per me, è che lui mi sembra un po' titubante. Prima volta. Almeno per me sì, anche per lui. No, per io invece qualche volta per lui. Ah sì? Ma ero giovane e facevi militare a Cuneo. Ma voi? Lasciate fare a me e ci penso io. Brava signorina, brava. Questa è una figliola da pigliarsi a braccia aperte. Noi siamo le bracci, lei invece. Ma non c'è un perché? Che un
sentivo bene. No, no, signorina, guardi, lei va più che bene, però che... Allora, signorina, a guardarla per benino, per dire la verità, insomma, l'abbigliamento sarebbe un po' arditino, ecco, ma lo capisco, lo capisco. Voi ragazze d'oggi, io non siete come quelli dei tempi nostri, che per vedere un ginocchio ci toccava aspettare a Ferragosto. No, lei i ginocchi se li fa vedere anche a Natale, e se tu arrivi a Santo Stefano, un c'è da saperlo, vero? Solo una cosa, signorina. Che? Ecco questa ciringomma. Ora me la levo, Ah, se la leva, visto. Zitto tutta la folla lo stesso. Allora, signorina, prima di domandarle quello che sa fare... No! Ma quando morte, a genere, che non ti venga a mente di fargli una domanda anche in questa maniera, perché se lo sai il prete ci sbattezza tutte e due. Ma difatti ho detto, prima di domandarglielo, volevo mettere in chiaro che da parte sua ci deve essere la massima disponibilità e benevolenza verso tutti quelli che avranno a che fare con lei. Ma perché? O che un siete solo due? No! O che scherza? No! Sono tanti! Che di contenta matta, vai! Di garba sta il pubblico! Porca mia! E di garba, vai! Io ancora non ho capito che ha che un ti garba! Che... Via, forza! Fagli una domanda! Vai. Io? Sì, te, come sei vicepresidente! Vai! Ti devo fare una... Allora, ora gli fa una domanda io, tu vedrai, tu capisci subito in che razza di situazione ci siamo cacciati. Oh, sentire, signorina, dunque mi scusi, ma se ho capito bene, lei sarebbe disposta allora a farci a me, a lui, da segretaria? Segretaria? Sì, a me e a lui. O perché? O voi? O chi voi sareste? Ma facile, io il vicepresidente e lui il presidente. Per me, sì. Come? L'ha visto? Con un cliente, lui fa il professore e io fa la scolaretta. Che fa? Con un altro lui fa il malato e io fa l'infermiera. Figuratevi che c'è un cliente che fa il direno e vuole che io faccia Rita Pavone. E mi tocca anche cantare. Come te non c'è nessuno. O che per voi altri o che non posso fare la segretaria. O che problema c'è? Sentito? E canta anche! E tu vedessi come balla! O te come fa a saperlo? Te lo dico. Però signorina, ora vero, non per offendere, però Rita Pavone è fatta un pochino differente. Vabbè, però poi quando si spenge la luce. Spegge la luce. Ma è possibile che ancora tu non abbia capito? Ma che devo? Ma mai sa che devo capire e tu sei più duro delle pile di San Rossone. In questo impiego la luce si lascia sempre accesa. In questo che? In questo impiego. Ma che impiego? Come che impiego? Quello di questo colloquio, no? Segretaria di coordinamento operativo per i venditori dipendenti a dettaglio. Oh. Cioè voi mi vorreste dire che io devo lavorare? Io ho visto l'annuncio, pensavo che anche lei... E la abbia pazienza! No, tu mi fidi, là il suo lavoro ce l'ha già. Ed è il lavoro più bello del mondo. E anche quello più vecchio, dicono. Ma allora perché mette l'annuncio se poi... Signorina, abbia pazienza. Noi ci siamo sbagliati, vero che... Non si voleva perdere tempo, ci scusi. Non è la nostra attenzione. Guardate che mi tempo è un gratis. Ha ragione. Guarda la signorina, ha ragione. Allora guardi come si fa, signorina. Facciamo la po' lunga. Ecco. Dunque, se non mi sbaglio, ecco, questi dovrebbero bastare per il suo disturbo. Bene. A posto, è soddisfatta? Bene. Oh, via, allora, guardi, quindi la sua roba te la dita a tre passi, per piacere. Arrivederci. Che vuole l'accompagno? No, conosco la strada. E io invece l'accompagno. Oh, mamma mia. Ma che buono se l'ho asciugato, ma te l'immagini un po' se arrivava le donne e ci trovavano lì in mezzo, Bicio. Io non capivo nulla. E lo vedo che non tu capivo nulla. Beh, dammi, io ho dato lo steroide. Lo vedi
il giornale. Sì. Questo giornale qui, credo che preso l'annuncio di lavoro. Sì, ecco. Peccato che questi e non siano annunci di lavoro. No. No, questi sono annunci personali, non lo vedo. Annunci personali. O guarda, c'è anche le fotografie. Allora quella era! Oddio, non era proprio questa. Mamma, ma era uno che faceva il solito mestiere. Allora? Nulla! No, nulla, niente proprio! Adesso che giornale è? È vecchio, è vecchio! E serve a me per le galline! Piuttosto, ditemi un po' io! Come siete stati a Mistra? Va! L'avete preso il dolce! Una zuppichese, poi fischio! Buona, ci credo, mi sarebbe regalato tanto! Anche obbediamo, ma mi spiego più una cosa, ma come mai di ritorno voi avete caricato anche il cafaparcoli? E gli si è suonato il campanello perché si era d'accordo che venisse, perché no, si vuole fare una seduta, tanto ci siamo tutti, non deve venire anche Arturo ora. Ma allora fallo. Perché? Omicio, oddio vero, in questi 6-7 mesi si è fatto altro migliorare. C'è capitato tutti quei soldi per le mani? Ma voi siete tranquilli, ma noi no. Ma se fino ad ora non se ne è accorto nessuno. Ma lei continua a vedere nero. Nero, con un caffè amaro di notte. Oh, ma che vi fai mai creda tre discorsi? Via. Oh, e son maga seria, sai, maga il vivo, indovina veggente, iscritta nel registro dei chiromanti e affini, specializzata in cartomanzia divinatoria, nonché medium certificata dall'albo internazionale, perdinci. Donne, ma voi lo sapete come gli disse Ricciotto all'indovino, No. Allora, in Empoli ai Tassadoro ogni tanto c'è un indovino sull'uscio che chiede alla gente se si vuole far predire il futuro. E questo quando veniva a passare Ricciotto gli diceva venga, e venga oggi, venga domani, un giorno Ricciotto ci andò. E lui lo fece entrare dentro, gli fece tutte le sue cerimonie, gli raccontò tutto della vita, della salute, del lavoro, della famiglia, eccetera, eccetera. No, poi alla fine gli disse, allora è contento di questo bel servizio che gli ho fatto? E Ricciotto gli disse, come indovino e non tu sei buono a nulla. E lui, o perché? Perché la prima cosa che tu dovevi indovinare è che io non c'ho punti sordi per pagare. E gli andò via. Bell'esempio, voi avete preso Ricciotto, un ciucchettone al servizio di Publio. Noi siamo gente seria e di giudizio. Ascoltate, Elvira, a me non mi convincerà mai nessuno che un mazzo di carte con tutte le figurine sopra possa raccontare passato, presente e futuro della gente. No, e vedono. Si chiamano tarocchi. E come si chiamano, si chiamano. Ascolta, noi si è provato tarocchi. Con le carte toscane, con le carte napoletane, con quelle francesi e con quelle di mercante in fiera. Se provava la palla di vetro, la lettura della mano, l'olio nell'acqua, i fondi di caffè e il fumo delle anneghe. Col fumo delle anneghe? Sì, e gli andava a Marachello. Quando? Ieri mattina. Ecco allora che era qui tanto bruciato che io credevo che fosse stato Consuelo a bruciare il tegame. E non glielo dico. Consuelo, no, vieni qui, forza. Allora, non te lo dico, tu avevi ragione te. Non tu ne eri stata ieri mattina a far tutto che tanto di bruciare il E glielo dicevo io, che cos'è che dovevo bruciare? Il bollito che avevo sul fuoco. Ma va bene, che però quando mi viene, te stai attenta che non succeda mai, intesi? Ma sì che ci sto attenta! No. Bisogno di nulla, signora? No, Consuelo, vai. Consuelo. Insomma, noi siamo preoccupati. Ecco, i presagi, e ci sono tutti, o fateci contenti. Ma
Oh, Bicio, se vogliono fare questa seduta, facciamogliela fare. Intanto, sai che fa? Una seduta e la fuori. No! Ferma! Oh, che fai? Ma sempre ne hanno... Tu me lo dimentica! La poltrona d'Arturo, non ci muovi dopo, me la sbagisci tutta, poi! La poltrona d'Arturo? Va, l'ha comprata ieri l'altro, non ci fa montare neanche il gatto. Per me è tu seduto, Ciurco, Vicio. Una poltrona a casa tua riservata per lui. Ma diamine, di certo, per Arturo. E gli mancava di rammentarlo oggi, Arturo. No, Viviana, tu lo sai, tu lo sai che io voglio che il nome d'Arturo sia pronunciato con il massimo rispetto e eterna devozione. E pensa che prima non lo poteva vedere e ora nemmeno fosse tu. Viviana, Viviana! Ma come ti permetti di parlare così d'Arturo, eh? Io parlavo di te, non di lui. Ascolta, Viviana, tu lo sai, tu lo sai, io non voglio che il nome d'Arturo sia nemmeno coinvolto in discorsi scabrosi a questa maniera. Forza, chiediti subito scusa. A chi? Ma come a chi? A Arturo, no? Ma a te tu sei tutto bischio. Ma davvero, Vigio? Ma ti sta tanto su Orbelli, ma Arturo non è l'Arrosino. Evvida, evvida! Arturo era al Rosino perché le vicissitudini della vita l'hanno portato a fare un lavoro così umile per campare, per tirare avanti, ma Arturo, Arturo dentro di sé, Arturo è un grande, Arturo è un eroe, Arturo è un... Garibaldi! Oh, ascoltate bene, io non lo voglio che lo si dileggi nemmeno quando non c'è, ci siamo intesi? E Musso, oh, è capace Arturo, Consuelo! Consuelo! Ok, esagerato. Consuelo, andiamo, fai l'effetto, non senti busta del capoce Arturo, va, apri, forza. Veloce, voglio sentire la ventata quando tu passi di dietro, va bene? Come no, faccio tramontana di secondo nome io. Viviana, a me non mi darmi la cameriera avanti di rispetto a Arturo in questa maniera, però, eh? Arturo? Ma che Arturo? Ma qual Arturo? La Consuelo piglia in giro te e fa anche bene, fa. Ma Consuelo, che c'è? Ma se l'aveva detto prima lei che c'era Arturo, ma vuole farmi a battire! Arturo, c'è Arturo, c'è Arturo, c'è Arturo! Arturo, Arturo, Ma come l'hai fatto sistemare il capo? Ma come tu sei simpatico, Arturo, benvenuto! Benvenuto in questa casa, Arturo! Questa casa, senza le tue battute esilaranti, è triste! È triste come una cabina di telefono bofa. Vieni Arturo, vieni, e ci cazzo di vieni, vieni, si dà di porzioncina tutta per te. Che me la posso levare, ma certo Arturo, vieni, dammi la mia giacchetta, vieni. Oh, Arturo, vieni, metti questa. Sì, oh. Grazie. Sei comodo. Arturo. Grazie. Donne, ti avevi salutato ancora Arturo. Buonasera Arturo. Buonasera Arturo. Arturo sei stanco, Senti, non ti fa camminare, ti vuoi prendere le ciabatte? No, Come no, l'ho comprato apposta per te, le ciabattine, di una nove, sta fermo sti, perché ci penso io, Arturino mio. Ma dici, non importa, per via. Ma ti dico, non importa, sta fermo sti, aspetta un secondo. Davvero, ma da quella sera il tuo marito ha perso il cervello per quell'uomo, A me volesse bene a me quante ne vuole a lui. Arturo, ma te ti sta bene fare una seduta con la magherbira? Una seduta spiritica? Ma che spiritica, si fa con le carte. Per me fate, fate. Viviana, però l'ora propizia favorevole e sarebbe questa, bisognerebbe farla. Eccomi Arturo, eccomi, guarda, per dire le sue ciabattine. Vieni Arturo, vieni che li metto io. Una e due. Arturo, ho detto a Consuelo di fare il caffè. Che lo vuoi un caffè? Oh, che bello che glielo volete. Bravo, bravo Arturo, perché a me nulla mi dà più soddisfazione che darti una cosa che te tu gradisci. Arturo, chiedi e ti sarà dato. Posso chiedere? Ma certo Arturo! Tutto Arturo! E allora lasciamo andare con questa gamba e tu mi fai venire lasciato. E poi voglio sapere come non ti chiami. O che non te l'ho detto? No, tu me l'ho detto. Ma insomma, quale fa questa seduta? Oh via!
Orologio, famolo allora. E allora silenzio! Silenzio! Te lo dico! Andiamo, arcia, vediamo! Con la sinistra! Ha ragione! L'ora è propizia e il tempo è scuro, carte della sorte, mostrateci il futuro. Amen. Che è? No, Linda, mi è venuto di Lindo. Sta un po' zitto invece. Oh via. Re di mattoni. I mattoni nelle carte napoletane sono denari. Per cui questo significa l'inventiva, l'intraprendenza, e associandolo a uno di noi... Arturo! Arturo mio, che bestia, l'inventore, l'intraprendente, tutto te Arturo, no? No, Bigio, questo tu sei te. Io? E Arturo? E Arturo lo so. Come tu? Re di cuori! Questo rappresenta la passione, l'anima. Arturo, chi vuoi la passione? Sai che tutte te ti la spendi queste donne, ma che ti farà le donne, Arturo? No, Bigio, questo gli è a Genuri. A Genuri? O che donne stenderesti? Ma che diventa duro, e via! Eccolo Arturo, guarda, il gobbo di cuore. Gobbo? Gobbo? Ma che gobbo, gobbo! Arturino mio, ti è diritto a un fuso marziale proprio, me lo chiama gobbo. Ascolta, Fante ti vuole garbare di più, Fante? Se garba Arturo, garba anche a me, Arturo. Allora, Fante, perché Arturo non può esserli, e non è sposato. E allora ti sarà Fante, eh? Ecco, sette belli, sette di mattoni, sette di denari, questi sono sordi. Tanti soldi! E quindi per ora ci sarebbero loro tre e i soldi che hanno guadagnato. Preciso! La donna di mattoni! Sono io? No! Come no? Sei il vicio del re di mattoni? No, questa è l'americana, quella che ha dato soldi. Mamma, questo non ci voleva, guarda, i sette di fiori, questi sono guai, tanti guai. Eccoci, non lo sapevo io. Oh, mamma mia, questo peggio, il gobbo di picche. Oh, chi è? Il gobbo nero, le picche nelle carte napoletane e significano le spade, per cui questo rappresenta la forza pubblica, la polizia, i carabinieri. Oh mamma! E il sette di fiori gli è proprio fra la donna di mattoni e il gobbo di picche, per cui vuol dire che guai li porterà la forza pubblica per colpa della Meriana. E poi? E poi basta, Viviana, mai più di sette carte, via. Silenzio. Oh Vigia, che succederà? Oh, mia! E sono sette carte in tavola, ma che mi fai? Tutti zitti, tutti. Pronto! Ma che vuoi succeda, che vuoi? Se mi portano via... Ma le carte parlano chiaro. Elvira, Matteo, potresti... Che fa? Posalo subito, sai! Il primo caffè, chi è per Arturino mio? Vieni qui, dammelo, sai! Arturino, io te lo do subito. E te lo vuoi fare là per bene, come so io. Aspetta di venire, Arturino. Torno subito Arturino, con il caffè tutto per te. Quando va ora? È vero, Matteo, potresti essere un po' più chiaro. Oh, che vuoi, Diana, non è che con le carte si può le spaccare il capello un quattro, Ma a parte le carte, che si potrebbe fare? Oh, che lo so, si è fatto quasi tutto, L'unica che resta... Eccomi Arturino mio, eccomi, guarda che servizio.
guarda, allora, allora, eccolo, e il tuo appello, e tu, come, sei ok? Guarda, meglio è le ciumperussi. Oh, bene. Resta e resterebbero le visioni, ma per quelle c'è il sovrapprezzo, Le visioni? Ed è vanda in trance. I trammi? Possiamo non c'è nemmeno. Ma che tramme? In trance! E come si fa? Come si fa? Bene, io ho autosuggestione, vonestasi, e quando vi è le visioni, io le vedo, chiacchiero e Bobo mi sta a sentire. Via, giù, facciamo anche quello. Ma questa è pronta, ti ci vuole anche cosa? No, io sono qui, se vuole voleva, guardi. A me però con destosa mi fa un po' paura. Ma che paura, non c'è nulla da aver paura, ben via. Ma facciamo, vai. Via, allora va. Vai. O vai, finisco il piglia il caffè e si va. E ora? E ha detto di lasciarla stare? Consuelo! Ma un caffè per me non c'è! E infatti mi è rimasta una tazzina vuota! Ah, e allora? E allora è meglio che non lo beve, tanto lei soffre di pressione! Guarda, ma il tuo affè, la bevuto, fai un conto, la trappa del porto, com'è il caffè? Oh, guarda, un giuletto. Era buono. Oh, non lo vedo più. Oh, ma che non l'hai fatto sistemare il campanello? Ma dove troverà? E pensava davvero il primo, lo poteva vedere. Ma... Cosa? No. Io ho sempre avuto massima ammirazione per Arturo, sì, oh, figurati, se c'aveva una fotografia l'aveva anche ben incorniciata e messa in camera. Arturo! Oh! Oh, davvero? Ma che non c'era punto di fotografie? Ma va bene che ti hanno detto il piccino del portato a credi, ma comunione! Se tu ce l'hai camera, no? Ci fa un bel quadretto e la metto accanto al letto, sul comodino. Così prima di andare a letto. E ti dia anche due o tre pregherine a questo, perché questo signori mia, questo è un uomo normale, no, questo è un santo. Dimmi, ma che esiste Sant'Arturo? Viviana, senti che mi è venuto a mente, ora noi, sì, qui Arturo, no? Gli si fa una statua a grandezza naturale e si mette qui, in mezzo alla stanza, così. C'è il dottor Di Marzio. Il dottore? Oh, che c'è qualcuno che si sente male. E chi è? Dottor Di Marzio, buonasera. Piacere, aspetta un po'. Lei, se non mi sbaglio, lei è uno dei miei clienti. Sì, esattamente. Ci siamo visti a ottobre dell'anno scorso. Ecco, sì, mi ricordo. E sempre mi ricordo bene, lei c'ha un camino di quelli tutto aperto. Sì, ho un camino così. Mi scuso per l'ora, ma si tratta di una questione della massima importanza. Perché c'è un problema? No, perché se è così, guardi, sono io che mi devo scusare con lei, perché quando è entrato io gli ho detto che lei non mi niente, ma ho sbagliato, perché io gli avrei dovuto dire che lei era un mio cliente, perché sa, io ho attaccato lo scopino al chiodo, io e non espugno più a casa di nessuno. Ecco, però se lei ha dei bisogni, gli mando quel ragazzo che viene modestamente a parte, l'ho tirato su io, che guardi, come strucona lui, non strucona nessuno. Lei lo pigli, lo porta a casa sua, vedrà che lui appena trova un buon libero, glielo strucona tutto. No, il camino funziona benissimo, tira che è un piacere. Oh, sono qui per un'altra ragione. Dica allora. C'è anche il signor Agenore qui? Agenore Mardazzi, presente? Sì. E il signor Arturo? Bongini, Arturo Bongini, affidatore in pensione. Ah, bene,
vedo che ci siete tutti. Ma sì, Agenore Barbazzi, Arturo Bongini e... E il Bigio. Esatto. Ragazzi, e vediamo che effetto vi fa. Se vi dico porcellino. Oddio! Arturo, che ti fa effetto? A me no. A te? No, neanche a me. A lui? No. D'accordo, d'accordo. Lasciate che mi presenti come si deve. Dottor Di Marzio, ispettore di polizia. Il capo di picche! Sono qui perché verso di voi è stata mossa un'accusa grave, molto grave. Io stesso ho stentato a crederci. Vedo. Eccola! Un carcere! Il sette di fiori! A Sollicciano! Dove? A Sollicciano! Oh, dov'è? È un po' più là di Scandicci. Un carcere nuovo! Ok, ne fanno un altro! Bello! Ora bello! Sono di quante maverne un carcere! Tondo! Tondo! Tondo? E allora sono a posto! Perché? L'ultima volta mi portarono un commissariato, il commissario mi disse: Bongini, è uno come lei, un angolino in carcere si trova sempre. Ma se quello gli è tondo, è così un problema. Si vede, si vede. Vediamo se avete voglia di ridere dopo questo. Questo rapporto mi è giunto da un mio collega che adesso abita negli Stati Uniti. Per puro caso ha raccolto delle testimonianze personalmente, secondo le quali una signora americana sosteneva di aver fatto installare sulla tomba del marito la statua originale del porcellino di Firenze, che era stata sostituita con una copia. Ha sentito tutto? Ho sentito. Il mio collega si è recato in quel cimitero e lì ha trovato la tomba di questo signore, un colonnello dell'esercito. Colonnello. E su quella tomba ha proprio trovato la statua del porcellino e casualmente ha trovato lì anche la signora. Ma senti, tante volte uno dice le combinazioni. E l'ha chiesto se fosse vero quel che aveva sentito dire e la signora glielo ha confermato. Quello era il porcellino originale di Piazza del Mercato Nuovo a Firenze, che era stato sostituito con una copia. Una copia perfetta in tutto e per tutto, da su richiesta della stessa signora da tre signori d'Empoli per un compenso di $500,000. Oh, per dinci! Di quei signori lei sapeva solo i nomi: Arturo, Agenore e il Bigio. Ora, di Bigio uno ne conosco, che è quello che venne a casa mia nell'ottobre scorso a pulirmi il camino. Attraverso la fattura sono risalito all'indirizzo ed eccomi qua. Oh, Arturo, ha sentito come bravo? Oh, ma gli altri te scelta. Porca miseria! Capite che quello che avete fatto è gravissimo, inqualificabile! Ma prima di agire in via ufficiale, ho subito mandato un funzionario delle belle arti a Firenze a verificare l'originalità del porcellino. Di qui a breve mi porteranno l'esito della verifica. Mi sono permesso di dare il vostro indirizzo, visto che voi non avete il telefono. No, per ora, perché ha detto la SIP viene settimana nuova e ce l'ho fatta anche a Bruno. Ecco, nell'ufficio l'hanno messo stamattina. Ha visto? Ecco. Vedo. Che vedi? Tanti telefoni. Tanti? Tanti telefoni. Il giorno verrà che se ne avrà uno per uno da portarsi dietro. Uno per uno da portarsi dietro. E tu hai figlio come si fa? Oh, una prolunga. Sì, una prolunga. Non mangi neanche un video. Ma poi un telefono per uno. O 10 sere fate un telefono per uno. Ve lo immaginate voi, un mondo dove sta un telefono per uno. Ma come si fa le bacabacche? No, questa è la buttata. Ma quindi ora lo rispettorino che bisognerebbe fare. Aspettiamo. Ma qui.
Che si vuole mettere a sedere intanto? No, no, grazie, sto bene in piedi. Sta bene, sta bene. E credi, si può, offrire qualcosa, un buon vino? No, grazie, sto bene così. Ah, Ma mi dite voi come fate a essere così tranquilli? Lui è venuto per portarmi che lei, eh? Si te la vedere allora, A me mi danno il mio angolino solo. Ma davvero? E par che non ve ne freghi nulla! Sta a qualche anno di galera, lui, a lui che gli danno l'angolino e siamo Certo, dal momento che è stato a passare il tempo, perlomeno se tu avevi la televisione, saprai che fa in frattempo. Davvero? Che ti calma, signore? Davvero? Ma allora, perché tu me l'hai detto prima? Forte l'altro subito, una televisione è tutta per te. Aspetta, mio. Da qui non esce nessuno, finché non lo dico io. Non posso andare, sentito. Lascia fare, tanto i negozi sono chiusi. Ma te la compro, Te la compro una televisione tutta per te e te la metto lì. Davanti alla tua portiera, serpente Arturo. Contentissimo. Vedo! Dici che tu vedi. La televisione. Hai visto? Bella vedo anche senza l'apparecchio, sa. I televisori saranno neri, sbillunghi, con tanti canali. Sbillunghi? Come al cinematografo. Ok, ne fanno quadrati. Con tanti canali. E die tanti, ce ne due, il primo e il secondo. 100, 200, sì. 500 canali. 500 canali? Per passare di che? Stasera andate tutti a girare tutti e dovevano andare a letto. Quando tutti a girare tutti e tutti si è sbucciati, tutti lì. E quando si sbucciano, si sbucciano la parte 500. Oh, ma che non avrei fatto sistemare il campanello? Eccolo, oddio. Però da fuori le orecchie, ragazzi. Le orecchie perché prende spruzzo. Bellino lei! Mamma, ha sentito Arturo che modo di rispondere a questo? Ispettore, noi che siamo gente povera. Seramo gente, anzi, Arturo, si dice seramo. Si dice seravamo. Noi seravamo gente povera. Zitti un po', Boatri. Allora, noi, suo rispettore, quest'omini, davanti a tutti questi soldi, e siamo un po' persi il capo. Signora, per un crimine come questo non esistono giustificazioni. Ma chi l'aveva visti tutti insieme 500.000 dollari? Oh, per dirci! Dottor Di Marzio, hanno consegnato questa busta per lei. Grazie. Signori, conviene che vi cerchiate un buon avvocato, ma che sia bravo, perché i capi d'accusa sono gravissimi. Capi d'accusa gravissimi. Ma chi li arresta? Tutti? Anche suo marito? Figlia di tuo padre, di tua madre! Arturo, ora che siamo diventati con coaglini non si possa più dire certe parolacce, avanzati di livello. Vado a leggere. Oggi, 20 giugno 1967, su richiesta urgente del commissariato di Empoli, abbiamo effettuato un'accurata ispezione a Firenze, in piazza del Mercato Nuovo, precisamente alla statua della fontana cosiddetta del Porcellino, in quanto sono stati rilevati elementi tali da poter sospettare che essa sia stata recentemente e con fraudolenza sostituita con una copia. Dopo attenta verifica e minuziosa analisi si certifica che la statua del Porcellino è l'originale. In tutto e per tutto e non si sono rilevati danneggiamenti o segni di effrazione, per cui i cui sopra elementi di sospetto sono da ritenersi totalmente falsi e privi di ogni fondamento. O come sarebbe a te? Arturo! E si può comprare anche la televisione, non la senti? Aspetta subito! E sono chiusi i negozi a questo! Come sarebbe a te? Ma come sarebbe a te che? Quell'accidente di cignaraccio di Bruno.
L'avete rubato o l'avete rubato? Buffa. Ma smettetela di ridere, boatri! Oh, ragazzi, era meglio raccontare dove andava. Non ho visto le musiche tutte e tre. Allora, tu lo devo raccontare qui. No, sei sicuro? Sentiamo. Grazie di questo onore. Allora, stai a sentire me, eh? Ve lo spiego subito. Era il 3 novembre 1966, il giorno avanti di 4 novembre 1966. Anche se tu non lo dicevi, No, Arturo, io l'ho detto per rafforzativo, per rafforzare il concetto, per rafforzare il discorso, che di quei giorni lì pioveva sempre. Un faceva altro che piove. Infatti, se veniva lì a fare le riunioni c'era sempre tutti i pulli. Allora, era il 3 novembre 1966. E come da accordi presi, l'americana venne qui, la sera, tardi, buio, tardi, e ci portò le chiavi della sua macchina. Noi si prese la macchina e si andò a casa sua in bordo. Si smontò il porcellino che ci aveva fatto casa, si mise il cassone di legno, si caricò il cassone di legno sulla macchina, si prese e si partì per andare a Firenze. Oh, sono ispettore, però quando si arrivò in prossimità della Lisca, che lo sa lei dove è la Lisca? Prima di Porto di Mezzo. Ecco, preciso, così. Quando si arrivò in prossimità della Lisca, non si trovò due carabinieri in mezzo alla strada che ci fecero fermi, fermi, fermi! E io dissi, addio, ci hanno chiappato ancora prima di rubare. E invece no, lo sa che ci volevano dire? Ci volevano dire che di lì hanno e aveva dato di fuori. Ecco, e allora noi a Firenze non ci si poteva arrivare, ha capito, no? Perché per andare a Firenze praticamente ci sarebbe altro che quella strada lì. Vedo, non ci disturba ora, Pira. Vedo, lasciamo la discorre, se no si va avanti. Vedo una strada. Una strada? Una superstrada. Che parte da Firenze e arriva a Pisa e a Livorno. Sì, va. A questo le porta sulla via te, hanno un progetto di falda, no? Che poi fanno il primo tratto, da Empoli a Montelupo. Va da lì, e lì è un pezzettino. Da qualche parte vanno a cominciare. E si chiamerà Fipi Lì. Ma senti, è fantasia. Sarà bella, imponente e fatta bene. Meno male. Chi d'estate la gente potrà andare in mare in un battibaleno. Chi lavora a Firenze non arriverà più in ritardo, perché si viaggerà comodi, veloci, tranquilli e sicuri su questa strada di grande comunicazione. Ma senti che meraviglia, oh. Ragazzi, noi siamo nati troppo presto. Oggi per andare in mare lui è sempre passato all'arnaccio. Insomma, ispettori, continuando, no? E come ha capito, noi a Firenze non ci siamo potuti andare, meno male, perché di lì a poco... Da stamane Firenze è isolata. L'Arno, stradicato in più punti, divide in due la città. Qui Firenze, tutto il centro storico fiorentino è invaso dall'acqua. Dire acqua è dare un'idea appena approssimata della situazione. Le strade sono autentici torrenti, impetuosi e pericolosi. Quello... direi quasi tranquillanti, anche qui l'acqua è arrivata fino a tutta gli abitanti, quindi non sento l'acqua che sta vinti. Dall'avvocato castagnano all'acqua alta per entrare, dato che in alcuni tratti è anche torrenziale, cioè l'acqua è veramente... Se apro una finestra, ecco... Questo non è un fiume, è la via Cerretani, è la via Panzani, è il cuore di Firenze. Il mare è molto vecchio, questi lugari sono sommersi, l'acqua scorre lungo le pareti delle cascate dei palazzi, dove è arrivata così anche il corpo. E come vi dicevo, ispettore, a Firenze noi non ci siamo potuti arrivare, ecco.
E le sigarette si poteva fare, e nulla, e si abbiamo presi e siamo tornati a casa. Guardi, ispettore, io non sapevo come fa a presentarmi davanti all'americana e dirgli che praticamente non si era fatto nulla. Oh, ma appena sapevo qui, e davanti all'americana arriva questo genio, vanno in mezzo all'americana, invece di dirgli che non si è fatto nulla. Ma lo sa che gli disse, che invece si era fatto tutto. Ma sì, e gli dissi tutto che e lei mi dette anche un bacino qui su una guancia. Ecco, sì, che praticamente come lui gli ebbe detto in quella maniera lì, l'americana prese le chiavi della macchina, ci diede l'assegno e andò via. Quindi allora l'americana pensa di avere il porcellino vero e a quello falso, e in tutto questo tempo non se n'è mai accorta? A quanto pare no. E io gli SMS che patisco, che mi danno l'anima, spendo soldi per questo catafalco qui che brisola, fanno per il cervello, mi fa venire il mal di fegato per il patire, per la paura che vengano a arrestarmi tutti. È una cosa rubata nulla! Viviana, capiscimi? Questa gli era una cosa delicata. Questa cosa lì, meno gente c'era a saperla, meglio era! E che son gente io? Oh, via! Vergognatevi! Quanti azzotti ti daranno in capo, sa? Oh, via, donna, ispettore, io dovrebbe aver capito, che se noi si è cambiato vita, e solo e esclusivamente grazie a questo uomo qui, a questo Leonardo da Vinci, che invece di dire alla Mariana non se l'ha fatto nulla e gli ha detto che se l'ha fatto tutto. Oh. E allora ecco perché tutte queste smanie, Arturo, il caffè, le ciabatte, la poltrona. Meno male, via, pensavo tu fossi innamorato. Oh, che innamorato, oh Viviana. O più non lo sai, che io innamorato sono altro che di te. Oddio, vero, però poi non ti metto in mano. Arturino mio, guarda, no, l'unica cosa che mi dispiace più di tutti è di non avere un figliolo. Per poterlo chiamare Arturo, come te. Ma ora lo sai che fa, eh? Ora che apro Viviana, la metto in trazione e il primo figliolo che viene fuori lo chiamo Arturo. Se viene femmina la chiamo Arturo. Se venga da due giorni comincia a numerare Arturo 1, Arturo 2. Ma lo mischero, sa! O perché? Ma... che non ti garbano? E mi garbano da principio. E com'è fatto? Mi devo incominciare. Bene, bene. Quindi, ispettore, lei di questi fogli vuole fare tutti i coriandoli. Sì. No. È vero. Il furto del porcellino non c'è stato. Queste accuse sono infondate. E allora? Però? Questo però mi calma un po'. Anche secondo me. Con la trovata del signor Arturo qui si configura il reato di truffa con tanto di testimonianza. Anzi, confessione circostanziata. E visto l'ammontare della truffa pari a $500,000, o per dirci, si potrà sicuramente agire d'ufficio senza che sia necessaria una denuncia, per cui torno a dirvi, trovatevi un buon avvocato, ma perché ne avete bisogno. Ma che si manca lei? Eccoci fra capo e collo, il 7 di fiori e il gobbo di picche. Ma ci siamo tutti. Le signore forse saranno accusate solo di favoreggiamento. Su questo non mi voglio esprimere, sono più cose da giudici. Ma voi tre no, non la scampate. Porta quella tratta. Arturo. Arturo. Di Dio, qui subito, sai! Arriviamo, mi ha chiamato! Accidenti, a te, accidenti! Ma io volevo
un ti ci volevo, innanza lui che ti ci ha portato, perché tu ci avevi la parente, ma che era meglio andare a quel barraggino. Martino, stai, non lo voglio, non lo voglio. Riodati, che tu c'hai la pressione alta. Per forza ce l'ho alta, me la fa alza a lui, eh? E siamo al culo, se me la facci abbassare, e siamo a passuno. Ce l'ha portato, bene signori, se non c'è altro... Ispettore, posso dire una cosa io? Dica pure. Tutta questa storia noi è stata dipinta su uno sfondo brutto, ma tanto brutto, l'alluvione, una delle peggiori catastrofi che abbia colpito non solo Firenze, ma tutta la Toscana. Anche qui, a Empoli, se ne è avuti danni, e se ne è avuti tanti. Eppure io credo che questa alluvione a noi ci abbia insegnato qualche cosa. Vede, ispettore, gli è come se Firenze ci abbia voluto far capire quanto è preziosa. Quando è che si capisce meglio se una cosa è preziosa? Quando ci manca. E Firenze questo ci ha voluto far vedere. Ci ha voluto dire, e se non ci fossi più? E se sparissero il Domo, il Davide, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, il Porcellino? Lo capite quanto sono preziosa io per voi? Lo capite o no? Io sì, ispettore, io l'ho capito. Da quella notte l'ho capito. È arrivato il momento di difenderlo, questo nostro patrimonio, tutto, non solo quello di Firenze. E allora, i soldi che questa americana ci ha dato, lo sa cosa sono? Sono una multa salata e meritata, per chi pensa che queste cose si possano comprare così, come fossero un souvenir. Firenze è un si compra, la Toscana è un si compra, la più bella regione del mondo, ispettore. La più bella regione del mondo. C'è Firenze, Pisa, Lucca, Volterra, San Gimignano, Samignato, ma quante ne vuole? C'è la storia, la cultura, l'arte. Ci sono i monti, le colline, c'è il mare, c'è la ciccia buona, c'è il vino. Ci siamo noi, ma che saremo po' belli anche noi altri. Noi siamo toscani, noi siamo in Toscana, il salotto d'immondo, il salotto d'immondo. Bravo! Questo ho capito quella notte e credo che lo dovrebbero capire tutti quelli a cui il Padre Eterno ha dato la fortuna di nascere o di abitare in Toscana. E allora... questa americana, questa multa, se l'è meritata. Sì, se l'è proprio meritata. Tanto... è vero, eh? È vero, sì, è vero. Tanto si sa come va il mondo, no? Ora lei giustamente fa il suo mestiere e porta avanti queste indagini. Ma tanto, all'americana, ma che gli può succedere? Nulla. Fra le lungaggini burocratiche dall'altro va una dalla parte di là del mondo, fra gli avvocati che lei si potrà permettere, quando anche venisse indagata, a lei, il che gli può capitare? Solo questa multa che gli si è fatto noi, e basta. E noi vuole dire che si andrà a galera, è giusto, per noi che siamo... la polvere sotto le scarpe di questa società, che ci rimane? La galera, no? Si è visto passare il treno della fortuna, ispettore, e si è provato a montarci sopra e siamo stati bene, ma bene, come un sera ma stati in vita nostra. Però si vede che quello era un treno che viaggiava su un binario morto. Sa come dice il detto, ispettore? Pevischeri. E un c'è paradiso. E ripiove.
Va bene, va bene. Facciamo come se non fosse successo nulla. Buonasera a tutti. Andavo via. Ha lasciato i fogli a pezzetti a regola di cazzotto. Oh, e poi ha detto buonasera. Se tornava diceva arrivederci. Ma allora? Ma allora siamo salvi! No, no. Ma tutti! Vedo! Neanche la bella addormentata nel bosco? Oh, quante gente c'è? Onde siamo? In un teatro? Ma che teatro? Il teatro non siamo a casa mia, siamo! Ma com'è andata, eh? Che? Tutta può servire, il gobbo di fricca ha preso i 7 di fiori e se ne va a 3 passi. Sì, e io che l'ho detto, eh? È un monte di mischierate, Elvira. Certe cose non stanno né in cielo né in terra. La TV con 500 canali, un telefono per uno e un tucciapito lunga, te lo dico io. Bada, Nini, che la maga Elvira e c'ha gli occhi lunghi. E un miramente rese, vedrai un miramente rese. Ma è andato via il dottor Di Marzio? Sì, sì. Sarà 2 minuti. Ma non doveva arrestarli tutti? E invece visto, tutti salvi. Anche lui! No. Sì. Perché che ci sta male alle mie dipendenze? Stavo meglio quando lavoravo a catena. Ah sì? Allora guarda come si fa, A genere, ho trovato la segretaria per te. Sì, lei, guarda, lei mi è tutta all'incontro di lei, anzi, giovane, un'è, bella presenza nemmeno. Faccio tutto, non fa nulla, non sto proprio con la mattina la sera. La tua genere non te la fa scappare, c'è anche lo stipendio pagato di qui a finire. No, davvero, Consuelo non si tocca. Però suo marito. Ma lascialo fa come me, adopera la regola di Campidoglio. E com'è? Gli do ragione e poi fa come voglio. Oh, Micio, mi sono messo a sedere, di pazienza. L'ho fatto bene, Arturino mio! La tua poltrona l'ho comprata apposta per te, se non ti ci smetti te, non ti si mette, non ti può mettere nessuno. Arturino, ci sta bene questi, Mario, che grande è quest'uomo, come gli ha detto all'ispettore, Arturino, come gli ha detto? Noi siamo il salotto del mondo. Però me l'hanno vista brutta davvero. Lo so, ma grazie alla tua prestanza fisica, alla tua freschezza di corpo, anche questa volta ne siamo venuti fuori. Grande Arturo. Vabbè, si può tornare alla nostra vita di tutti i giorni. Io da pensionato. Io da pescatore. E io da presidente di coordinamento operativo per i venditori indipendenti. Ciao, Bicio, Matteo, ci avevi zitto. Ciao, umano, no, di là! Aspettatemi, ve la fa vedere subito, aspettatemi, osti, perché c'è anche bella. Ha detto gli è venuta un capolavoro. Sì. Ancora non lo pisa nemmeno io. Eccomi qui. Guardate come è bella, guardate come è bella, eccola! Guarda come è bella, bellissima! Covid! E sono anche Benison! No, a me questo nome è un migarba punto. Perché? O che siete un'associazione? Sì. O quante siete? In 19. E allora dai retta Elvira, cambiagli nome perché questo non va bene. Ma perché? Perché? Il perché io non lo so, ma loro lo sanno tutti. Tu vedrai e loro lo sanno. Thank you.
Insomma, terremo questa commedia per tutto l'anno, quindi se vorrete essere, non so se prima ve l'ha detto il bicio, ecco, se, voi seguite la nostra pagina e sarete sempre aggiornati su tutto quello che si fa, va bene? Quindi grazie ancora alla direzione di teatro e per chi non c'era, si vedranno domani e buonanotte, grazie a tutti. Grazie a voi, grazie. No, perché noi, siccome ora va di moda, ci si fa un selfie con il pubblico. Vai, ci calma. Ah, c'è da presentare gli attori! Ah, scusate, pazienza. Vai. Allora, Alessandra Di Geronimo! Allora, salutate!